Fuori dall'acqua e sollevate dalla gru capace di 130 tonnellate, sembrano enormi giganti tranquilli le grandi motonavi Città di Brescia e Città di Bergamo, sottoposte in questi giorni alla manutenzione ordinaria, dopo aver prestato un intenso servizio sul Sabino, soprattutto da metà giugno a metà settembre. Trainate in secca nel nuovo scalo di allaggio di Costa Volpino e sollevate dall'enorme gru, sono state revisionate con cura dei tecnici di navigazione Lago d'Iseo. Sono controlli periodici che facciamo a inizio e fine stagione sull'apparato propulsivo, che in questo caso funziona anche da organo di governo, perché monta dei propulsori azimutali, che oltre a fornire la propulsione alla motonave, servono anche come organi direzionali e quindi fungono da timone. Approfittando della nave in secca abbiamo anche fatto dei ritocchi di pitturazione in carena e sul bagnasciuga, che sono sempre lavorazioni necessarie soprattutto a fine stagione. Una motonave fuori dall'acqua è lo specchio di cosa incontra la nave quando solca le acque, ma anche una prova delle condizioni di purezza delle acque stesse, della presenza di alghe e altri prodotti che immancabilmente finiscono a incrostare lo scafo. Le condizioni erano buone, sia le eliche che i propulsori in perfette condizioni, la carena con un lieve strato di vegetazione che però attraverso la pulizia e la pitturazione è stato ripristinato alle sue condizioni ottimali. Il nuovo scalo di allaggio a Costa Volpino, concluso nella primavera 2019, sta dimostrando di essere un intelligente investimento proprio in periodi come questi, nei quali, al termine del servizio estivo, le imbarcazioni vengono revisionate e quindi servono spazi maggiori e cantieri più ampi. Senz'altro ci dà un grande supporto, anche perché in questo momento sullo scalo interno abbiamo altre attività di manutenzione, in particolare il catamarano L'Isola, che è in fase di visita tecnica per il rinnovo del certificato comunitario. Sono lavori che comunque comportano un fermo nave di circa un mese, per cui in questo lasso di tempo è importante avere un'altra opportunità per fare interventi di manutenzione programmata come quello che abbiamo appena visto. Ora le motonavi Città di Brescia e Città di Bergamo sono pronte a riprendere il lago per dare ai turisti che nei fine settimana hanno dimostrato di gradire le proposte del Sabino, spazi e sicurezze per navigare nel pieno rispetto delle norme di distanziamento, grazie appunto alla loro capacità di carico.